Come faccio a cercare nel database Linus le imprese che investono? Il consiglio è di cercare almeno questi tre elementi. Primo elemento, un attivo fisso nel bilancio significativo. Metteremo una soglia di materialità a nostra discrezione. Secondo elemento, alcune voci specifiche dell'attivo fisso, ad esempio terreni, ad esempio fabbricati, ad esempio macchinari o altri tipi o sottotipi di attivo fisso. Terzo elemento, il più sofisticato, la presenza di un flusso di cassa per la gestione di investimenti in uscita. Andiamo a vedere come. Andiamo naturalmente su Linus, nella parte relativa ai filtri, quindi nella parte dove è contenuto il nostro database delle imprese italiane. Io mi sono creato alcuni filtri che restringono il campo ad aziende con ricavi superiori a 2 milioni, inferiori a 150 milioni, che stanno in Lombardia e Lazio, con una serie di valori di controllo sui bilanci. Ma andiamo a vedere i tre filtri che abbiamo visto. Primo elemento ricercato, la presenza di un attivo fisso rilevante. Non devo fare altro che digitare e decidere rapidamente qual è la mia soglia del dolore. Mettiamo ad esempio aziende che hanno almeno 5 milioni di euro alla voce attivo fisso netto del proprio bilancio. 6.448, vedete qua in alto il risultato di questa query. Oppure elementi specifici dell'attivo. Prendiamo ad esempio gli impianti, che fanno parte dell'attivo ma non sono l'unico elemento che lo va a costituire. E quindi chiediamo di darci quelle che hanno sempre 5 milioni, ma questa volta alla sola voce impianti, per cui saranno sicuramente un numero inferiore. 1.085 imprese. La stessa cosa possiamo fare ad esempio con i terreni, se per qualche motivo siamo interessati ai terreni e ai fabbricati. Quindi potete spacchettare la vostra query a seconda che cerchiate l'attivo fisso inteso come valore complessivo o delle sottovoci purché presenti nel bilancio. Terzo e ultimo elemento che abbiamo visto è la ricerca di flussi di cassa in uscita per la gestione degli investimenti. Le imprese in gran parte non depositano rendiconto finanziario, Linus è in grado molto spesso di ricostruirlo. Fa questa ricostruzione, identifica i flussi di cassa per la gestione degli investimenti insieme ad altri flussi di cassa e ve li fa utilizzare come filtro. Come? È sempre la stessa metodologia. Vado a cercare col campo di ricerca il flusso di cassa da attività di investimento e cercherò ad esempio le imprese che hanno investito almeno 2 milioni cash. Metto minore di meno 2 milioni perché è un flusso di cassa in uscita. Quindi se vedessi il rendiconto finanziario di queste imprese vedrei un meno nella composizione dello stesso. Questa query viene lanciata ed ecco qua, ho 2.304 imprese che hanno investito almeno 2 milioni dal punto di vista del flusso di cassa. Naturalmente posso decidere di combinare questi tre elementi in un unico filtro. In questo caso la piattaforma mi restituirà le imprese che soddisfano contemporaneamente le tre condizioni richieste. Grazie e al prossimo filtro.